Mary Dee e Tony Orlando è la musica di stamane per darvi la sveglia. E come disse il grande filosofo Cruscotto da Gasold, ai giorni odierni, nonostante la tecnologia ai massimi livelli, nella gara all'ignoranza, nessuno vuole arrivare secondo. Vabbè, pronti ad ascoltare la lettera di Donald? Vai, Jeffrey. Si avvicinava sempre più guardandomi. Facevo finta di non vederla. Dopo l'ennesima lite, avevamo sbattuto la porta entrambe. Sapete bene che quando si sbattono le porte non è mai un addio. È solo una manifestazione di rabbia. E la rabbia non cancella l'affetto, la tenerezza, la comprensione e tantomeno il passato. Non capivo cosa volesse ancora. Ero lì con il cuore che batteva forte, pensando a tutto quel che sarebbe potuto accadere. Il suo tacco 12 picchiettava le pietre come un metronomo. Si fermò davanti a me sorridendo, ma lo sguardo era quello di un cane pentito. Qual miglior esempio di ossimoro? Alzai lo sguardo sorpreso e sconcertato. «Sì», dissi. Lei rispose con una sola parola. «Scusa». Senza lasciarmi il tempo di proferire altro, mi ritrovai abbracciato e con le sue labbra appoggiate alle mie. Io non so spiegare ciò che provavo. Era un misto tra spavento, piacere, emozione. Avete presente quando il cervello se ne va a puttana? Ecco, io ero in quello stato. Non mi lasciò il tempo di realizzare quel che stava accadendo, che aprì la borsetta e, ridacchiando, tirò fuori un pigiamino in seta bianca. Mi fissò fisso e disse: «Da te o da me?» Stavolta era davvero tutto surreale. Ci mettemmo a ridere come due sciocchi. Mi prese a braccetto e ci avviammo verso l'auto. Fu in quell'istante che... Erano le 6, era ora di andare al lavoro. Sapete, un anziano tanti anni fa mi disse: «Di quel che non c'è, bisogna imparare a farne a meno. E per quel che ti manca, beh, quello lo puoi sempre sognare».